Stiamo per iniziare il nostro giro nella zona nord-est di Milano. Stasera incontreremo circa 60 persone. Siamo a Milano, nella casa del volontariato di Progetto Arca. Questa è la sede da cui ogni sera prepariamo le uscite delle nostre unità mobili. Ci prendiamo cura delle persone più fragili che anche in queste notti di freddo non hanno trovato un riparo e sono in strada. Durante l'unità di strada portiamo delle cose buone da mangiare, un tè caldo, ma soprattutto dei beni che possono essere utili: uno spazzolino, un dentifricio, una saponetta, l'abbigliamento intimo e, in queste notti così fredde, delle coperte e dei maglioni pesanti. L'aspetto più importante è quello di esserci. L'obiettivo è quello di instaurare con le persone incontrate in strada un rapporto di fiducia e la possibilità di offrire loro un cambiamento, un percorso di reinserimento sociale. Il servizio di unità di strada per me è importante perché dà il senso alle persone che vengono incontrate di non essere totalmente abbandonate e dà anche loro la certezza che, malgrado la loro vita disagiata, qualche forma di attenzione c'è da parte della collettività. La mia percezione delle persone senza dimora è cambiata da quando sono volontaria in unità di strada. Prima in un certo qual modo mi intimorivano, siamo abituati a vederle come persone molto lontano da noi, da non avvicinare. Non mi immaginavo che dietro ogni persona ovviamente c'è un mondo che queste persone desiderano condividere. Usciamo 5 volte in zone diverse della città per essere più vicini alle persone che sappiamo essere in una condizione di bisogno. Quando torno a casa dopo l'unità di strada, beh, certamente mi sento un po' stanco perché, vabbè, non sono più così giovanissimo, quindi. Ma da questa esperienza dell'unità di strada soprattutto ho imparato per me a rivalutare le cose che nella vita ho ricevuto. Il freddo di queste notti mette a dura prova le persone che incontriamo in strada e quando ci accorgiamo di momenti di grande difficoltà e le persone ci chiedono aiuto, offriamo un posto letto all'interno della struttura di Via Aldini, piccolo rifugio. 2013 muore mia madre. Io lì veramente ho perso ogni cognizione della vita. Cosa posso pensare di persone che fanno col cuore quello che gli altri non ti guardano neanche, invisibile sei. Cazzo, siete degli angeli. Oh.